pregarmi, purtroppo non sono un esperto di questi social. Sto usando solo ora per difendere la mia persona e la mia famiglia. Purtroppo ho anche i miei fidati contro. Qualche giura esiste sempre, però andiamo avanti. Sempre con i miei ideali, sempre pronto ad andare avanti. Basta, dopo 7 anni è giusto che si dica la verità. Tutti gli scandali, uno dietro l'altro, con tanto di prova. Stasera non dirò i nomi, quindi ascoltate, cercate di capire chi potrebbero essere. E vi dico solo che le persone che hanno arrestato il 4 ottobre sono innocenti. Le persone che hanno arrestato il politico di turno, i due tecnici, sono innocenti. Ho le prove. Quindi cercate di iscrivervi al mio canale YouTube poco fa, poco un minuto fa. Ho pubblicato anche su YouTube uno short. Cercatelo, non è subito in prima fila, ma è dopo 5-6 video. Comunque mi avevano detto che su YouTube era difficilissimo avere video, visualizzazioni, ma io vedo qui, ho il televisore davanti, fa paura. Se io che sono il signor nessuno, dicendo solo la verità, con prove concrete, e chi mi conosce sa quanto sono razionale quando sono calmo e tranquillo, che ancora non sono tuttora, perché purtroppo anche i miei fidati mi fanno agitare, non credono, pensano che sia un matto, ma capirete dopo 7 anni, 7 lunghissimi anni a raccattare le prove, a registrare per la tutela della mia vita, di mia figlia e di mia moglie. Sì, avevo paura, era un ambiente che faceva schifo, fa ribrezzo solo a pensarci. 22 anni di attività negli appalti pubblici, nei pubblici uffici, nei quali dovrebbero far lavorare tutte le imprese, da prezzi alti, invece fanno scannare le imprese a prezzi bassi. Si parte dal 20 al 30%, quindi delle imprese si devono mettere d'accordo dall'1 al 10%. Ecco quelli che scatta la turbativa d'asta. Oppure la corruzione. Quando un pubblico ufficiale riceve, un altro pubblico ufficiale, un cittadino privato o un'impresa, una certa somma di denaro in cambio di una prestazione, in cambio di un cantiere, in cambio di una promessa di guadagno illecito. Ma perché illecito?